Lo stress come un bicchiere d'acqua. Uno psicologo stava spiegando come gestire meglio lo stress. Quando sollevò un bicchiere d'acqua, tutto il pubblico immaginò che avrebbe posto la solita domanda: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Quello che invece domandò fu: quanto credete che pesi questo bicchiere d'acqua? Le risposte variarono da 250 a 400 grammi. Il peso assoluto non conta, replicò lo psicologo. Dipende dal tempo per cui lo reggo. Se lo sollevo per un minuto non è un problema. Se lo sostengo per un'ora, il braccio mi farà male. Se lo sollevo per tutto il giorno, il braccio sarà intorpidito e paralizzato. In ogni caso il peso del bicchiere non cambia. Ma più a lungo lo sostengo, più pesante diventa. E continuò: lo stress e le preoccupazioni della vita sono come quel bicchiere d'acqua. Se ci pensate per un momento non accade nulla. Pensateci un po' più a lungo e cominciano a far male. Se ci pensate per tutto il giorno, vi sentirete paralizzati e incapaci di fare qualunque cosa. Dal web. Cosa ci insegna? La nostra mente funziona come un obiettivo fotografico. Possiamo osservare la scena che ci sta davanti e focalizzare l'obiettivo su ciò che ci piace, distogliendolo da tutto il resto. Spesso però agiamo esattamente al contrario. Ci focalizziamo su ciò che non va, su cose negative e dimentichiamo tutto ciò che di bello e di buono c'è nella nostra vita. Focalizzarsi su ciò che non soddisfa le nostre aspettative procura solo infelicità, perché tutto ciò verso cui dirigiamo i nostri pensieri determina i nostri stati d'animo e influenza le nostre azioni. Non necessariamente le persone felici hanno valanghe di esperienze felici, ma sanno indirizzare meglio il proprio focus. Pongono la loro attenzione su possibilità e opportunità, imparano dalle cadute e vanno avanti, danno un significato differente alle circostanze in cui si trovano. Ecco un'altra caratteristica dei supercentenari: interpretano positivamente le difficoltà della vita e riescono a lasciarsi alle spalle il passato. Una sfida racchiude sempre un rischio e un'opportunità. Sarà il vostro focus a determinare se vedere l'uno o l'altra. Roberto Re e Roy Martina.